fine partita il Casarano ha battuto per 2-0 il Cerignola e ora va a salutare i tifosi. 2-0 primari e tedesco. Partita finita da pochi secondi, qui ci avviciniamo al presidente Giampiero Maci, è arrivata la notizia dagli altri campi, Casarano in testa alla pari del Francavilla e del Gravina. Presidente, beh, insomma, un sorriso ce lo possiamo permettere oggi, no? Sì, sì, è stata una bellissima partita, molto combattuta, avevamo di fronte una squadra, per dire, la rosa parla da sé, e abbiamo interpretato alla grande, credo, questa gara con l'intensità che richiedeva. Io avevo in effetti timore che poi potessimo avere anche un calo, visto che avevamo speso tantissimo nel primo tempo. Invece il lavoro dello staff del professor Ventura credo stia già dando i suoi frutti, i ragazzi correvano fino alla fine, questa è la cosa più bella. La cosa più bella anche l'abbraccio che la squadra ha avuto con i tifosi, che hanno apprezzato evidentemente la prestazione. Lei ha detto intensità, la parola forse chiave, è cambiato tanto rispetto all'anno scorso, un Casarano giovane, voglioso, che non demorde mai, non si arrende mai, aggredisce, insomma c'è tanta roba quest'anno rispetto alla scorsa stagione, ci sembra di capire. Ma io non lo so se c'è tanta roba, c'è sicuramente tanta grinta, tanta determinazione, tanta voglia di far bene, tanta professionalità e tanto gruppo, che forse è la cosa più importante, che ti può spingere, diciamo, verso soddisfazioni importanti. Ecco, adesso si va a Caserta, una trasferta notoriamente per tradizione non facile per il Casarano, però sembra cambiato tanto rispetto anche alla classifica, e quindi dopo momenti di tensione forse ritorna anche il sereno tra la tifoseria. Andiamo per fare la nostra partita, come si dice in gergo, cioè spensieratamente andiamo a confrontarci, a misurarci con questa grande potenza che è la casertana, vediamo un po' quel che viene fuori. Io, forse lei lo ricorda, l'ultima trasferta che ho fatto a Caserta, una partita di tantissimi anni fa in cui ci tolsero, come dire, lo zuccherino, e noi già assaporavamo la Serie B. Certo. Fu una partita particolare, ecco, magari torniamo lì. Molti ragazzi di oggi non ricorderanno quella partita, noi però ce la ricordiamo, cercheremo di inculcare questo ai nostri ragazzi, alla nostra squadra. Senta, un'ultima cosa a proposito di scaramanzia, la rubrica I Rossazzurri sta portando fortuna, la prima puntata con D'Ambros che segnò la domenica successiva, la scorsa puntata con Tedesco che oggi ha firmato il 2-0. Quindi la scelta dell'uomo da mandarti per le interviste, speriamo prosegua nella stessa direzione. Grazie Presidente, in bocca al lupo per il prosieguo. E qui, come vedete, anche Gennaro Del Vecchio, responsabile del settore giovanile del Lecce, eccolo, è venuto a vedere questa partita, adesso sentiremo gli allenatori, a tra poco. Ed eccoci con l'allenatore del Casarano, mister Calabuig. Dicevo prima al presidente, oggi il Casarano si può permettere un sorriso perché oltre alla bella prestazione e alla vittoria guarda la classifica e vede il primo posto in coabitazione. Mister. Sì, al di là della classifica siamo ancora alle prime giornate, no? Ma soprattutto il sorriso va più che altro per la convinzione di che quando facciamo un certo tipo di lavoro ce la possiamo giocare con chiunque. Senta, la cosa bella che insomma si vede immediatamente guardando questa squadra è la voglia, l'applicazione, la costanza durante i 95 minuti senza mai mollare. Ecco, questa era una cosa che è mancata per esempio nella scorsa stagione e quest'anno lei l'ha trovata, la sta trovando anche forse in virtù di una gioventù diversa, no? Di un'età media diversa della squadra. Sì, sicuramente sì, ma è un po' il nostro credo, no? La nostra idea è quella lì, perciò sappiamo sapevamo che questa era una partita difficile, che la dovevamo lavorare dal primo minuto fino all'ultimo.
e così è stata, e i ragazzi si sono impegnati. Un'ultima cosa, mister, quando si è al primo posto, anche se in coabitazione, aumentano le aspettative e le pressioni, no? Perché la classifica detta entusiasmi a tutti, e quindi il difficile diventa poi gestire questa pressione anche diciamo nella mentalità dei ragazzi. Il difficile comincia adesso, forse? Sì, il difficile, ma il bello pure, no? Sì. Perché tutti lavoriamo e chiunque vuole stare lì e giocare sempre ai vertici della classifica, o almeno tentare. E quindi è vero che è difficile gestire, ma è pure vero che è quello che stiamo cercando. No? A Caserta giocherete aggressivi, è una trasferta notoriamente difficoltosa per tradizione, per il Casarano. Giocherete aggressivi con lo spirito che abbiamo visto, oppure deve pensarci alla tattica? Al di là della tattica, noi il nostro credo, la nostra idea di essere protagonisti dentro il campo non cambia, sia in casa che fuori casa. La nostra idea, quello che tentiamo di fare è quello. È normale che sappiamo che è una trasferta difficile e la prepareremo nel migliore dei modi. Grazie, mister. Grazie a voi. Eccolo qui, mister Pazienza. Uscite con 0 punti e con una partita giocata in buona parte in 10 contro 11. Le sue considerazioni? Come ho appena detto, è stata quasi tutta la partita in 10 contro 11, però alla fine siamo riusciti a tenere bene il campo per 75 minuti circa, e poi alla distanza sono venute un po' meno le energie, quindi si sono allungate di conseguenza le distanze e abbiamo fatto un po' più fatica, però chiaramente non era semplice e in questo momento c'è da tenere giù la testa, lavorare e andare avanti, guardare avanti. Senta, che impressione le ha fatto il Casarano e soprattutto il terzetto che in questo momento, siamo solo all'inizio del campionato, ovviamente sta in testa, no? Gravina, Casarano e Francavilla. Se si va a parlare delle singole squadre, oggi ho visto una buona squadra, però parlare oggi di classifica, insomma, mi sembra troppo prematuro, mi sembra troppo presto. Nella singola partita sicuramente ho visto una buona squadra. Un buon Casarano. Prospettive, mister, il prossimo impegno del Cerignola e il prosieguo del campionato, questa sconfitta cosa può insegnare alla sua squadra? Ecco, cosa correggerà? Se c'è qualcosa da correggere? Beh, sicuramente qualcosa ci sarà da correggere, ma la partita la analizzeremo da domani, una partita che verrà analizzata in maniera un po' in maniera atipica, perché è stata fatta quasi per tutti i 90 minuti con un uomo in meno, però ciononostante qualcosa sicuramente si può fare di più, si può fare meglio e noi andremo a lavorare su quella roba lì.